In un certo senso cambia la prospettiva col versetto 25, non siamo più a tavola, ma Gesù continua lo stesso insegnamento e risponde proprio alla domanda: è sufficiente accettare l'invito a sedersi a tavola per essere accolti nel regno? Perché si parla poi del regno. Alla fin fine, è vero o no? Non è il Galateo a tavola che interessa a Gesù e neanche riempire le sedie del suo pranzo, interessa la relazione che si instaura. A quale condizione funziona? 25. Molta gente accompagnava Gesù durante il suo viaggio. Egli si rivolse a loro e disse: se qualcuno viene con me e non ama me più del padre, della madre, della moglie, dei figli, dei fratelli, delle sorelle, anzi, se non mi ama più di se stesso, non può essere mio discepolo. E voi sapete che questa traduzione è addolcita. La frase esatta, così come è in greco, è chi non odia. Se qualcuno viene con me e non odia suo padre, sua madre, suo fratello, non può essere mio discepolo. Il linguaggio ebraico è questo, è paradossale. E qui si cerca di tradurre cosa vuol dire quel non odia, non preferisce me a. Di cosa sta parlando Gesù qua? Notate, qui non sta parlando degli apostoli, quelli che lo seguono dappertutto, che sono chiamati a essere i primi testimoni, quelli che trasmettono poi agli altri il suo messaggio. Sta parlando di discepoli normali, chi va in chiesa, diremmo noi, chi si interessa a lui, chi va al corso biblico. E beh, ci siamo dentro anche noi un po', no? Ci siamo dentro anche noi. Cos'è che ci sta chiedendo qua? Di odiare padre e madre? Mettere al secondo, terzo posto figli? E si parla proprio di qual è la vostra priorità. Qual è la vostra priorità? E lui su questo ci tiene proprio. È collegabile al capitolo 12 quando parla del padre contro il figlio. Sì, in certo senso sì. La parlava della sua missione, dare a ognuno la possibilità di scegliere per quel che crede, indipendentemente da cosa pensano e fanno e vogliono quelli che intorno. Qui lo fa proprio in riferimento alla persona stessa. Cosa c'è nel cuore? Cosa sta al centro della tua vita? Ci sono io o c'è qualcun altro? E io sono un gingillo a latere. È naturale? Ma l'amore verso gli altri lo vivi come conseguenza dell'amore che hai per lui o come qualcosa che costruisce te stesso? Ma conseguenza dell'amore suo. Qual è la nostra priorità? Chiede questo. Perché, notate, cos'è che chiede a noi? Quello che ha fatto lui per primo, che sta facendo lui. Lui cosa ha messo al centro della sua vita? Compiere la sua missione. Anche se questo vuol dire addirittura dare un dispiacere a sua madre. Certo, infatti si parla di non amare più, chi non ama me più di. Il resto viene come conseguenza di questo, dall'amore per me, dice. Quindi qual è la priorità che tu hai nel cuore? La priorità ci sono io o c'è qualcos'altro? O qualcun altro. Oltretutto c'è quell'aspetto lì. Però notate una cosa, l'amore per lui potrà essere affettivo come l'amore per marito, per moglie, per figli, eccetera? No. È a livello di valori. Chi conta di più per te? E non sul piano affettivo, sul piano sensibile, sul piano dei valori, la realtà in sé. Perché dobbiamo essere onesti in questo, né? Lui, dove avessimo, lo toccassimo, cioè, chi era con lui? Magnachei, perché cosa vedevano un uomo come tutti gli altri, tutto sommato? Che fosse Dio non lo vedevano direttamente guardandolo in faccia, né? L'hanno capito dopo, da quel che è successo. Amare visceralmente qualcuno è più facile con quelli che vedi e tocchi e che hai vicino. L'amore per Dio è una scelta di volontà, non è una scelta di affetti, di emozioni, anche perché la fede emotiva è pericolosa oltretutto. Perché il dì che l'emozione non c'è, se l'emozione si sposta su qualcun altro, crolla la fede. Vivremo con la pancia per aria, non merita molto. Senza confondere i vari piani, quindi l'aspetto emotivo, l'aspetto sensibile riguarda un tipo di relazioni, quelle quotidiane, della famiglia, eccetera, l'amore per lui è una scelta di fondo. Stare attaccato a te per me è più importante del resto.
anche se il resto lo vivo in forma più emotiva, più coinvolgente sul piano affettivo, e l'amore per te è più di volontà che... Su questo la differenza è chiara. Però è importante, dice, che ci sia questa scelta, questa priorità. Se non c'è questa priorità, che cavolo di fede è?